Gentiluomo inglese, insieme ad alcuni amici cerco di far saltare il Parlamento di Londra. La notizia qui non è arrivata. È successo più di 200 anni fa. Ah. E il re come l'ha presa? Li fece impiccare, sbudellare e squartare. Pensa se si arrabbiava. Forte. Sei veramente sportivo. No, volevo solo dire che come quelli cerchiamo di fregare gli inglesi. Ricordati che hanno buona memoria. E un brutto carattere. Strazio, montare la guardia per 4 ore. A che serve? Qui non succede mai niente. Già. Se non facciamo presto, il sergente ci leva la pelle. Almeno sarebbe una cosa nuova. Non succede mai niente. Piantala con questo ritornello. Venite, forza! Hai da accendere? Chi sei? Che ci fai qui? Tu? Porco. Divertente, no? Il tenentino ha smesso di giocare col suo fidanzato. Com'è entrato questo carro? Che ci fate qui? Chiediamo la carità. Il povero diavolo là dentro lascia una vedova e 7 boccucce da sfamare. Nessuno si è rifiutato d'aiutarlo. Allora, che ci fate qui? Beh? Chiedilo al mio dito. E sul grilletto di una pistola che è ad un palmo dalla testolina di un finocchio troppo curioso. Perché ci fermiamo adesso? È da pazzi con i soldati e le calcagne. Per il morto. Se non lo togliamo dal sole potrebbe scoppiare. Boom! Mi ricorda una signora che ho conosciuto. Sembrava un fuoco d'artificio. Aveva il viso di un angelo, ma a letto era un diavolo. Il destino ci concesse solo una notte insieme. Una notte indimenticabile. Esplorammo ogni centimetro dei nostri corpi. Fin nel profondo delle nostre anime, stando abbracciati
sotto la luna. Poi arrivò suo marito. Gesù Cristo. No, Charlie Sparrow, detto il passero. E così ti ha beccato come un verme. Un bel paragone. Mentre eravate abbracciati sotto le stelle. No, trattenevo il fiato sotto il letto. Mi preoccupa solo una cosa. Come li troviamo i Tirones? Con questo carro ci troveranno loro. Fai piano. Oh, scusa. Ben, cosa c'è fra te e Alex? Niente. Sicuro? Niente. Non siete adatti per un funerale. Gli intervenuti si lamenterebbero. Forse, tranne uno. Vado a preparare il fuoco. Vieni, dammi una mano. Arrivo subito. Ehi, guardate un po' qua. C'è entrata l'acqua. Come può essere successo? Non muoverti. Cosa? Non ti muovere. Non farlo cadere. Che ti prende? Trasuda. Che significa? Esplode. Hai altre domande? Perché quei tizi si chiamano Tirones? Ma non ti stanchi mai di fare domande, Dick? No, perché? Ne ha fatta un'altra. Era il nome di un ribelle irlandese che combatté contro gli inglesi anni fa. Si chiamava Tirone di nome o era il suo cognome? So che non era un soprannome. Credo che fosse il conte di Tirone.